Sai come gonfiare un palloncino senza soffiare? Curioso? Per l'esperimento di oggi abbiamo bisogno di una bottiglietta vuota, un palloncino, dell'aceto, del bicarbonato e non dimentichiamo due imbuti e un cucchiaio. Versiamo un po' d'aceto nella bottiglietta. Bastano due dita. Mi aiuti a misurare? Adesso dobbiamo fare un lavoro di precisione. Dobbiamo mettere il bicarbonato dentro al palloncino. Grazie all'imbuto sarà tutto più facile. Adesso mettiamo due cucchiai di bicarbonato. Uno e due. E adesso? Adesso arriva la fase più delicata. Dobbiamo fissare il palloncino alla bottiglietta. Ora versiamo il bicarbonato dentro la bottiglietta. L'aceto è diventato frizzante! Il palloncino si sta gonfiando, wow! E adesso provate anche voi! Avete appena assistito a una reazione chimica. L'aceto e il bicarbonato, mescolandosi, hanno prodotto delle bollicine di anidride carbonica, proprio come quella contenuta nelle bibite frizzanti. È grazie all'anidride carbonica se il palloncino si gonfia. Scopri di più sul sito di Ricerca Mondo.